Il periodo di crisi sembra abbattersi proprio sulle botteghe storiche della capitale, a rischio chiusura anche il famoso Bar della Pace in zona Piazza Navona. Signora Daniela, purtroppo il Bar della Pace, un pezzo storico di Roma, rischia di scomparire. Purtroppo sì, perché dal 1º marzo il giudice ha emesso la sentenza che avremmo dovuto lasciare i locali. La signora Daniela Serafini con la sua famiglia da 52 anni gestisce l'antico Caffè della Pace. Adesso però uno sfratto per finita locazione rischia di chiudere un'avventura fatta di incontri, amori e dolce vita. La rassegnazione però non ha ancora avuto la meglio. La solidarietà dei residenti e degli amici del bar dà la forza alla signora Daniela di andare avanti e così si organizzano sit-in per difendere una bottega storica della capitale. C'è una delibera che tutela le botteghe storiche, ma come lei ben sa, una delibera non è una normativa e fin tanto che non si fa una legge in merito alla tutela delle botteghe storiche, purtroppo questo è quello che può, è accaduto a me, è accaduto a tanti altri, è una cosa continua. È una cosa continua, guardi, perciò io m'appello proprio al sindaco, a tutti, al prefetto, affinché, a tutte le autorità competenti, affinché veramente facessero qualcosa proprio per tutelare le parole sono parole, servono i fatti. Intanto oggi la CNA ha scritto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, precisando nella lettera come la chiusura per sfratto dell'antico Caffè della Pace rappresenterebbe per Roma la privazione di un monumento storico e culturale inaccettabile. Il Campidoglio è al lavoro per trovare una soluzione. Ha avuto un ruolo in questa storia importante anche l'assessore Leonori, no? Si è interessata alla vicenda, le ha Sì. prospettato una soluzione. Ma Possibile, diciamo così. lei, come riportato pure sul giornale, come ce l'ha detto pure a noi, dice: ma perché non è, dice, volete fare l'albergo? Ma ok, ma perché non inglobate il Caffè della Pace in questa vostra diciamo, situazione? Io sarei d'accordissimo, ma sapere chi c'è dietro? Non si sa nulla, non si sa nulla. I numeri purtroppo appaiono come una sentenza. Nel 1991 le botteghe storiche erano 5.000, nel 2000 sono scese a 3.000 e adesso sono scomparse altre 1.000 attività. Tutti i romani lo conoscono, romani e non solo, tutti gli italiani, ma è conosciuto in tutto il mondo, per cui questo fa parte anche della nostra cultura, il nostro essere, le nostre radici, la nostra anima. Per cui qui chi è che non è passato al Caffè della Pace? Per cui ognuno si ricorda, ha lasciato, se il Caffè della Pace dovesse scomparire. Scomparendo il Caffè della Pace scompaiono anche le emozioni, i ricordi di ognuno di noi, perché veramente sarebbe uno scempio.